Sindaco Poletti in audizione in regione per il San Bassiano, rassicurato ma vigiliamo contro sorprese in commissione. Rimossa del tutto la struttura d'acciaio provvisoria che reggeva il Ponte Vecchio, ora tocca il nuovo legno delle stilate. Giallorossi sempre più squadra, si preparano a festeggiare la promozione puntando l'attenzione sui giovani talenti. Ai musei civici un nuovo suggestivo allestimento sul grande artista della lirica Tito Gobbi. A Bassano un'ex banca diventa una galleria d'arte contemporanea ed amplia l'offerta culturale della città. La piscina per terapia dell'ospedale di Cittadella appare sporca secondo la segnalazione di un telespettatore. Attendiamo la replica. Buonasera telespettatori, avete sentito il sindaco Riccardo Poletto, è andato oggi in commissione sanità a Venezia per l'ospedale San Bassiano. Dall'assessore Lanzarin sono arrivate ancora rassicurazioni. Ora tocca alla commissione non fare sgradite sorprese a Bassano. Siamo stati ascoltati per primi stamattina alle 10.30, c'è la signora Lanzarin, una buona parte della Commissione Quinta. Io ho difeso strenuamente l'ospedale dei cittadini in modo particolare rispetto alle maggiori criticità che sono emerse da queste schede ospedaliere uscite dalla Giunta regionale, in modo particolare quindi emodinamica 24 ore, il primariato di oncologia, il mantenimento e il non trasferimento dei posti di psichiatria, ma anche l'opportunità di attivare a Bassano, da Stock Unit di secondo livello, proprio perché si sposerebbe molto bene con emodinamica 24 ore e con la chirurgia vascolare. E poi la possibilità di potenziare altre eccellenze del nostro ospedale, come la radiologia interventistica e la chirurgia mini-invasiva addominale. Ecco, in realtà molte di queste cose la stessa assessora alla sanità ha detto e ridetto che non erano da essere difese perché erano già state recepite. Ma la giunta regionale ha deliberato un testo che le aveva inizialmente eliminate, è pur vero che poi in incontri avvenuti in seguito l'assessore ha rassicurato che in modo particolare sulle prime tre criticità era ben disponibile a modificare il testo. Adesso bisogna capire se anche la commissione quinta è persuasa delle stesse ragioni. Parliamo della Ponte Vecchio ora, perché anche oggi gli ultimi pezzi del castello d'acciaio che lo reggeva provvisoriamente sono andati in archivio. Ora manca il legno delle stilate perché per la prima parte del restauro sia tutto finito. Gli operai della Valle dei Mocheri non si spaventano certo per quattro gocce, così il Ponte Vecchio ha praticamente ora dopo ora sempre più il suo aspetto tradizionale in legno. Le impalcature in acciaio che lo reggevano durante il restauro dei piloni sono ormai del tutto scomparse e il monumento simbolo di Bassano si regge di fatto con i suoi mezzi. In giornata è arrivato anche il legno che ricoprirà le stilate e anche lì dove l'acciaio è già una nuova robusta base su cui poggiare, il colpo d'occhio tornerà ad essere quello originario, che poi, intendiamoci, originario significa relativamente poco in un ponte che più o meno viene ricostruito da sempre tre o quattro volte al secolo. Una volta messe a posto le stilate, quindi sarà il momento di iniziare a smobilitare il cantiere e rimuovere la tura, ossia la strada diga, per dirla in parole povere, dall'alveo del Brenta, prima che il livello si alzi ulteriormente. E torniamo ad occuparci dei fondi dimezzati ai risparmiatori truffati delle banche. Le associazioni vicino al Movimento 5 Stelle rischiano di vanificare gli sforzi per il rimborso. Interviene così il governatore Zaia. Crack popolari, l'agonia dei rimborsi. Per i risparmiatori truffati dalle banche c'è molta delusione. Chiedono aiuto al governatore Zaia, chiedono che possa intercedere perché Roma sblocchi quel benedetto fondo di ristoro. Io faccio quotidiano nel chiedere quando verrà fatto questo decreto e soprattutto che sia in linea con le aspettative di tutti coloro che hanno perso tutto, sono 205.000 in Veneto. Spero vivamente, visto anche considerato che c'era una tornata elettorale, che ci sia velocissimamente il decreto, perché il decreto comunque dà risposta e il mantenimento degli impegni. Decreto però che si può fare perché questo governo, questo è bene che lo ricordiamo a beneficio del governo, ha stanziato più di una miliardata di euro a favore dei truffati. Parliamo ora di sport e di calcio, tra feste per la meritata promozione e anche i progetti per il futuro.
Bassano si prepara alla grande festa della promozione a una manciata di mesi da quell'incontro d'estate in cui si decise di far nascere un progetto sportivo che portasse alti i colori della città. I giallorossi ne hanno fatta tanta di strada da allora. Un campionato vinto ancor prima che terminasse, svettando in solitaria in classifica, e domenica al Mercante, in occasione dell'ultima gara casalinga, si terrà la festa tanto attesa che rappresenta il coronamento di un sogno. L'FC Bassano è ripartito praticamente dal nulla dopo le note vicende, trovando terreno fertile nell'imprenditoria locale, soprattutto nell'affetto della città e degli immancabili e impareggiabili fedelissimi. E se domenica si farà gran festa, si pensa già al futuro, alle nuovissime leve, perché in animo c'è la volontà di riportare anche il settore giovanile nuovamente al Mercante. Ci spostiamo a Nove e puntiamo nuovamente i riflettori sugli impianti di biogas di Via Nodari. Qualsiasi cosa che venga richiesta dalla parte normativa, noi ci atteniamo a tutto. Io trovo strano che questi signori del comitato non abbiano mai detto qualche cosa sulle determinazioni di tutti quanti questi enti. Non hanno mai fatto una richiesta, perché se l'avessero richiesta avrebbero visto che noi stiamo adempiendo a tutte quante le caratteristiche richieste. Così il proprietario di parte dell'impianto di biogas di Via Nodari a 9, oggetto di polemiche, manifestazioni, dure proteste di un apposito comitato contrario al funzionamento della struttura. Rolle ricorda che sono state presentate domande a tutti gli enti preposti a dare o meno autorizzazione a un simile impianto, che tra l'altro da giugno è fermo. Abbiamo fatto la domanda all'ARPA, al Comune, all'US, Provincia, Regione, Consorzio di Bonifica, Vigili del Fuoco, Sovrintendenza, Genio Civile, ETRA, Veneto Acque, Commissione Via. E tutti hanno dato parere favorevole? Tutti hanno dato parere favorevole, tanto è vero che insomma, abbiamo tutte le autorizzazioni. Perché l'impianto è fermo da giugno? È fermo da giugno perché noi non potevamo andare avanti comprando la biomassa secca, che ha un costo troppo alto, in quanto il vicino non è più in grado di prodursela. Questo era l'accordo iniziale. Dobbiamo essiccarla noi stessi, e questo ha comportato che cosa? A fare una richiesta alla provincia, a tutti quanti gli enti, per emettere l'essiccatore e essiccare noi stessi il legno. Insomma, non so dove vogliono parare questi signori qua. Io credo che alla base ci sia tutta una volontà predisposta già da tempo, politica, perché mi è stato detto che almeno 3 delle 5 del comitato sono candidate per le prossime elezioni amministrative. Vediamo ora un suggestivo allestimento al Museo Civico che rende omaggio ad un grande bassanese della lirica. Parliamo di Tito Gobbi, che non aveva mai dimenticato le sue origini anche dopo la fama planetaria. Un museo non mostra tutto e lo mostra tutto contemporaneamente, a volte un po' nascosto come io da questa colonna, a volte riemerge con le sue collezioni, e lo fa perché questo è lo scopo del museo, non far vedere tutto subito ma fare vedere quando serve, a chi serve e come serve. Artigiani, mil rotta, dannata. Un nuovo suggestivo allestimento ai Musei Civici di Bassano mette in nuova luce la sala che raccoglie i costumi di scena originali del grande baritono bassanese Tito Gobbi, pezzi di storia della lirica italiana che hanno calcato i principali palcoscenici del mondo. Abiti di scena, essi stessi capolavori, degni di aprire uno squarcio su uno dei nomi che fanno ancora sognare i melomani del pianeta e che richiamano a un'epoca leggendaria. Un artista tutto tondo che non dimenticò mai le sue origini di Bassano, con cui manteneva un forte legame affettivo. Fortissimo, un legame fortissimo che ha anche trasmesso, diciamo, alla famiglia. Lui, quando cominciò ad avere successo, tra le prime cose che ha fatto è stato venire a cantare a Bassano, una recita qui, un Rigoletto, un qualche cosa. C'era un teatro che adesso non c'è più, poi c'era l'Astra all'epoca, e venne a fare queste recite proprio per amore dei concittadini, e ci sono questi documenti storici in cui gli fu
pagata la recita e lui la lasciò proprio per la cittadinanza. Un piccolo gesto, per carità, però è una denuncia d'affetto. Il Museo Bassanese amplia quindi la sua offerta, mettendosi al passo sala dopo sala con le esigenze museali del XXI secolo, che appunto vanno molto di là di un contenitore per conservare, ma vedono il museo in un organismo vivo, a volte palpitante. Il museo, come tutti i musei, non solo quello di Bassano, ha bisogno di continuare a studiare, di continuare a promuovere le proprie collezioni permanenti e di cercare di avvicinare tutto il pubblico senza distinzioni di tipi, di tipologie di pubblico. Questo è quello di cui hanno bisogno tutti i musei, tenendo presente una cosa, che quello che si fa in un museo non è solo conservare, ma è produrre cultura, perché in futuro ci sarà bisogno di tramandare qualche cosa e non sarà semplicemente tramandare quello che noi abbiamo conservato bene, sarebbe troppo poco. Noi dobbiamo tramandare qualcosa in più, quindi dobbiamo produrre cultura come se fosse una fabbrica. Mi dove l'hanno nascosto. E sarà inaugurata domani a Bassano la nuova mostra permanente d'arte contemporanea figurativa italiana. Un tempo era una banca, oggi si apre a contenitore culturale, a scrigno di capolavori di arte contemporanea figurativa italiana, un'eccellenza in Veneto e a livello nazionale. Siamo in via Marinali a Bassano, apre The Bank Art Collection. Qui dentro si dovrebbe trovare, visto il luogo in cui siamo, che è una ex banca, si dovrebbe trovare quasi una funzione salvifica che ha avuto la pittura in tutta la storia dell'arte italiana. Per cui questo, che è un luogo in cui il Veneto, soprattutto il Veneto inteso come persona veneta, veniva quasi a soffrire, qui adesso dovrebbe trovare una sorta di redenzione, chiamiamola così, una parola difficile, grossa, però di fatto vorrebbe essere una sorta di arca di salvezza questa qui. Mostra permanente, mirata alla scelta di scegliere proprio questa pittura di nicchia. Paradossalmente, pur essendo la sezione artistica più dimenticata, in realtà è quella con la più lunga tradizione in Italia e anche nel mondo, e soprattutto è quella più fruibile. Ai piani superiori inaugura la nuova galleria la personale di Sergio Padovani, raffinato, intrigante e stimolante pittore di Modena, che richiama nell'ispirazione i padri dell'arte, da Giotto a Paolo Uccello, riportando il lavoro all'attualità, passando per le opere quattrocentesche dei fiamminghi, dando vita a Invasione. Siamo invasi da tutto, dall'informazione, dai social, dalla cultura, c'è una sovraesposizione di Invasione, quindi non mi sembrava meglio che creare una mostra dove l'invasione fosse il minimo comune denominatore, cioè la base sul quale creare tutte queste opere. Non mi baso su disegni preparatori o schematismi o elaborazioni a computer, foto, agisco direttamente sulla tela, la visione che trovo sulla tela viene poi tutta in un certo senso ricondotta a una dimensione medievale, ereditare questo gloriosissimo passato e in qualche modo rielaborarlo e ritrasmetterlo nel futuro. La vicepresidente vicario della Confcommercio Mandamento di Bassano, Elena Scotton, espone le potenzialità della risorsa turistica per le aziende del settore terziario nel nostro territorio. Come dice il grande Arrigo Cipriani, abbiamo la fortuna di vivere in un paese, l'Italia, dove la conoscenza e la cultura ci vengono elargite a piene mani, ma spesso non ce ne rendiamo conto. E così anche per Bassano. Una città turistica per vocazione, inserita nel crocevia di un territorio con altrettanta vocazione turistica. Richiamare molte persone, però, è un privilegio da un lato, ma è anche una responsabilità dall'altro. Il privilegio nasce dalla ricchezza storica, culturale, gastronomica delle nostre terre e la responsabilità però sta nella capacità di tutelare e di valorizzare questo territorio e la nostra città.
Inizia così un video postato da Elena Scotton, vicepresidente vicario della Confcommercio Mandamento di Bassano, nel quale viene puntata la lente di ingrandimento sul settore turismo della città di Bassano. La Commissione Turismo della Confcommercio si è attivata molto in tal senso, in modo da far capire ai visitatori dove sono arrivati, cosa possono fare e cosa possono vedere a Bassano, creando degli eventi, creando dei dialoghi e creando dei punti informativi costantemente aggiornati dai commercianti. Tutto ciò non basta, secondo la Scotton serve fare ancora di più, serve un calendario aggiornato e condiviso sulle varie iniziative a lungo termine, una piattaforma delle varie manifestazioni, la creazione di un percorso storico che vada a valorizzare gli oltre 1000 anni della città. La stessa si interroga sul ruolo delle IAT, sulla capacità di offrire prodotti tipici e servizi anche in più lingue e una domanda finale che suona quasi come una sfida. Ci chiediamo, il futuro sindaco sarà in grado di assumere le vesti di una Bassano che va e vede oltre i suoi confini naturali? E vi ricordo il nostro TG Linea Aperta che continua questa settimana con il quesito Verde Pubblico. Che interventi chiedete? Quindi continuate a scriverci via sms, fax oppure email. Siamo ora a Thiene perché entra in piscina e muore ed è l'autopsia che chiarirà le cause del decesso. Tiene, sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Paolo Ballardini, il 52enne di Zane, è morto mentre stava nuotando in piscina. Da una prima ricostruzione l'uomo avrebbe accusato un malore poco dopo essere entrato in acqua. Il bagnino lo avrebbe aiutato a uscire e in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 è stato usato il defibrillatore a disposizione dell'impianto natatorio. Ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto suo di Sant'Orso e carabinieri e ora il magistrato ha disposto l'esame autoptico sul corpo del 52enne. Oggi nel tardo pomeriggio a Bassano del Grappa è stata presentata la lista dei Fratelli d'Italia. Tra i presenti Sergio Berlato e l'onorevole Maria Cristina Caretta in appoggio alla candidata sindaca Elena Pavanna per la Lega. Ora invece ci spostiamo a Mussolente con il prossimo servizio. Mussolente, dopo l'approvazione della nuova legge sulla legittima difesa, l'argomento diventa oggetto di discussione questa sera alle 21 in sala consiliare. All'appuntamento aperto alla cittadinanza saranno presenti l'assessore regionale Roberto Marcato e gli onorevoli Silvia Covolo, Germano Racchella e Ingrid Bisa. Andiamo ora a Fonte Alto e precisamente al CFP. Il centro di formazione professionale CFP Opera Montegrappa di Fonte Alto ha ospitato stamattina Giorgio Anselmi, presidente del Movimento Federalista Europeo, MFE, che ha incontrato gli alunni del terzo anno. L'incontro si è inserito in un progetto in cui diverse associazioni, tra cui Partecipare al Presente, in collaborazione con l'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Treviso, hanno messo a disposizione persone e risorse per avvicinare il valore dell'essere europei al mondo della scuola. Agli allievi il relatore ha spiegato il percorso storico che ha portato alla nascita dell'Unione Europea, sottolineandone le potenzialità e le contraddizioni. Saliamo ora ad Asiago. Asiago da sabato trasloca con un mese di anticipo rispetto agli anni passati il mercato settimanale del sabato. Lo spostamento è necessario per permettere i lavori di rifacimento della rete dell'acquedotto e la conseguente asfaltatura di alcune vie interessate dai posti solitamente riservati agli ambulanti, in particolare lungo via Turba. Il mercato quindi sarà allestito sino al prossimo 12 ottobre in piazzale Martiri della Libertà nel parcheggio lungo via Matteotti. Canoa discesa, prima gara nazionale a Valstagna. Valstagna, tutto pronto per le gare di canoa discesa sprint e discesa classica che si disputeranno sabato e domenica. Si tratta delle prime due gare nazionali dai cadetti ai senior e master maschile e femminile organizzate dall'Ivanix Team. In acqua anche tutti gli atleti della Val Brenta. Sabato la prima prova con partenza da località Villetta a nord di Valstagna, quindi gara a squadre. Domenica da San Gaetano fino a Oliero via su un percorso di 3 km e 300 metri. Parliamo ora di lezioni di protezione civile alle elementari e alle medie a San Giorgio in Bosco.
A San Giorgio in Bosco la Protezione Civile va a scuola e sale in cattedra con il progetto Le nostre mani, le tue mani, anch'io sono la Protezione Civile, organizzato in collaborazione con gli istituti comprensivi Leonardo da Vinci di Paviola e Dante Alighieri di San Giorgio. Un'occasione per avvicinare gli alunni al mondo della Protezione Civile e del volontariato, insegnando ai ragazzini quali possono essere i rischi che possono accadere anche mentre si trovano a scuola, così come nei luoghi pubblici, a casa, capendo come affrontare le fasi di emergenza con serenità senza lasciarsi prendere dal panico. E chissà che un domani qualcuno di questi giovanissimi non intenda indossare la tuta gialla e blu della Protezione Civile. Andiamo a Cittadella per una segnalazione da parte di un nostro telespettatore. Queste foto che vedete ci vengono spedite da un telespettatore di Cittadella che si lamenta dello sporco dell'acqua in piscina sotto la fisioterapia dell'ospedale di Cittadella. Il bordo interno piscina risulta ingiallito dall'acqua. Molti sono i pazienti che ogni giorno si recano per le diverse terapie. Pare che sia stato chiesto di ripulire l'acqua e la piscina stessa al personale presente, senza tuttavia ottenere riscontro in merito. Sentiremo quale sarà la replica da parte della direzione sanitaria. E non si è fatta attendere la risposta della direzione medica dell'ospedale di Cittadella, che fa sapere che le verifiche alla qualità dell'acqua della piscina in questione sono quotidiane e che nessuna anomalia è stata riscontrata. Per quanto riguarda invece il colore a bordo piscina, può essere dovuto a dei disinfettanti oppure al cloro, che servono proprio a fare in modo che gli utenti siano sicuri e tutelati per quanto riguarda la qualità dell'acqua nella quale si immergono per le terapie. Siamo in chiusura di telegiornale, vi ricordo questa sera Focus a partire dalle 21.15. Ospiti del nostro direttore Luigi Baccelli questa sera saranno Serenella Bettin, Marco Marin, Federica Pietrogrande, Laura Puppato, Simone Scarabel e Giorgio Tronca. Quindi non perdete l'appuntamento, vi ricordo, alle 21.15. Vediamo ora le previsioni del tempo di questo fine settimana del generale Giancarlo Iannicelli. Grazie dell'attenzione e una buona serata a tutti voi. Cherubin, scopri il buono dei salumi nostrani. Crudo stagionato nel Borgo Antico di Soave, 23,90 € al chilo. Carpaccio morbido di Bresaola, 29,50 € al chilo. Anche nei prossimi giorni sarà evidente l'influsso di una depressione, di una circolazione ciclonica che però si attenua grazie all'espansione di un anticiclone. In poche parole avremo un fine settimana all'insegna del cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, ma in gran parte saremo liberi dalla pioggia, quindi non ci saranno fenomeni. Per domenica pomeriggio ci sarà un aumento della copertura e possibilità di qualche breve precipitazione. È solo però un fatto sporadico, in quanto poi ci aspetta una settimana all'insegna del tempo tutto sommato stabile, quindi senza fenomeni. Un peggioramento, ma questo lo confermeremo, è previsto proprio per la vigilia di Pasqua e per Pasqua, ma questo, ripeto, è da confermare. Comunque le previsioni ci danno un po' di instabilità per i giorni pasquali, ma un tempo nettamente migliore per Pasquetta. I venti sono deboli, direzione variabile, e temperature su queste medie intorno ai 10 gradi le minime, intorno ai 15-16-17 gradi le massime, e l'alta variabile che è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Assapora la freschezza. Mozzarella di bufala trevigiana a 11,80 € al chilo. E la fragranza di pane, biscotti e focacce cotti a legna. Cherubin a Bassano, aperto dal lunedì al sabato, con orario continuato.